Di nuovo in diretta da Pradamano per questo Campanile in Festa. Sentite ancora musica, perché quella di questa sera è la serata country, ma prima vi abbiamo lasciato con un estratto di un concerto Audimus, qui con noi il direttore d'orchestra Francesco Gioia. E vorrei capire intanto perché si chiama Audimus. È un acronimo che ho trovato quando abbiamo creato l'associazione, complicatissimo, che significa Artisti Uniti per la Diffusione della Musica Strumentale. Robononis. Robononis. Robononis come quelle che realizzate voi, perché io almeno l'ho visto e i nostri telespettatori hanno visto un estratto di uno dei vostri concerti che ci avete girato, e poi voi sarete appunto a Pradamano in Festa, in questo contesto di festa, e vi esibirete nella parrocchia Santa Cecilia, nella chiesa. Esatto, in chiesa il 1° maggio alle ore 18:30, e sarà un concerto particolare perché quest'anno eseguiremo dei brani con soli strumenti a fiato, che è un po' insolito dato che l'orchestra di solito ha archi e fiati, ma la motivazione principale è che si festeggia appunto il 50° di fondazione della banda Santa Cecilia di Pradamano, e noi abbiamo voluto dedicare questo concerto di fiati alla banda di Pradamano. E quante persone vengono coinvolte? E immagino quasi tutte di Pradamano. Qualcuno. Dunque il concerto in questo caso vedrà 13 musicisti più il direttore, quindi 14. È un organico leggermente ristretto rispetto all'orchestra tradizionale che si vede, è un po' un concerto da camera, se vogliamo, come si dice, però ha un timbro, un colore molto particolare, perché appunto è dato da una fusione di strumenti a fiato che anche di solito non si ascoltano. Per esempio, dico un nome, il corno di bassetto, che nessuno sa cos'è, è uno strumento simile al clarinetto che oggi è un po' in disuso, si usava molto nel 7-800, e quindi si ha l'occasione di sentire anche dei colori non comuni, non di tutti i giorni. Come verrà strutturato il concerto qui a Pradamano? Dunque, il pezzo principale del concerto sarà la Serenata Gran Partita di Mozart, che prevede ben 7 movimenti, quindi è abbastanza lunga, ma tra uno e l'altro io farò leggere delle lettere dell'epistolario di Mozart. Questo creerà una sorta di viaggio attraverso la musica e quindi attraverso la vita di Mozart, dalle lettere di fanciullo che scriveva la mamma o la cugina fino alle lettere dell'età adulta, quando poi morirà in miseria, come purtroppo sappiamo. Ma questo è... Ma davvero c'è una storia dietro, è proprio uno studio dedicato a questa giornata qui a Pradamano. Certo, ho cercato di creare un percorso, perché è sempre bello cercare di far ascoltare la musica guidando un po' l'ascolto, cioè semplicemente mettere lì le note. Delle volte si rimane un po' freddi, allora ho constatato negli anni che porgere una chiave di lettura è molto utile, e la gente apprezza moltissimo, ascolta con più interesse e con più comprensione, quindi anche questa volta ho creato questo piccolo percorso della vita di Mozart. Complimenti al direttore d'orchestra Gioia. Noi ora lasciamo i nostri telespettatori in compagnia ancora della vostra musica, con un altro estratto di un concerto che ci avete inviato, ricordando l'appuntamento qui a Pradamano quando? 1° maggio, ore 18:30, nella chiesa della parrocchiale di Santa Cecilia. Allora vi lasciamo alle immagini del concerto. Thank you.
Thank you.